Salve a tutti, non so se vi piace la nuova scenografia. Abbiamo deciso di aggiungere degli elementi in questo tempo di avvento. Quindi abbiamo l'immagine del cuore di Gesù in alto, e poi abbiamo la fiamma che non brucia, e poi abbiamo l'uva, simbolo, che è un simbolo fondamentale di tutta la Sacra Scrittura, che produce anche il vino, e qua abbiamo anche il vino primitivo che fa mio zio, fatto col metodo antico, senza la lavorazione meccanica. Quindi abbiamo voluto inserire questi elementi per tenere sempre a mente la venuta di Gesù. Per questa scelta ringrazio la mia assistente che si occupa di comunicazione mediatica, e mi sembrava giusta questa scelta. Anche se non metto mai nei miei video cose che possano distrarre gli uditori. Cari amici e care amiche, che cosa è l'avvento? La parola avvento non significa attesa, ma significa venuta. Questo termine viene dal greco prima e dal latino dopo, che significa adveniat, cioè venuta di qualcuno di importante. Ed era usata dagli imperatori romani che comunicavano tramite i suoi legati che sarebbe venuto in quella provincia romana. Per i romani significava che l'imperatore sta per venire. Ma cosa succedeva in quella provincia? Si creavano due gruppi. Per il primo era un annuncio splendido, degno di lode. Mentre per gli altri, che dovevano rendere conto degli affari dell'imperatore, era un annuncio terrificante, perché non avevano i conti in regola. La venuta dell'imperatore era un incubo. La domanda è: chi sono le persone che seguono Gesù? Chi sono questi uomini e donne che si mettono alla sequela di Cristo? Che lo ascoltano nelle omelie, che lo lodano nei tabernacoli o nelle adorazioni eucaristiche, che lo osannano nei gruppi carismatici. Dovete considerare che Gesù era seguito da due gruppi, e questi due gruppi li potete trovare quando uscite dalla vostra chiesa. Chi sono? C'è il gruppo dei pubblicani, peccatori, prostitute. E poi c'è il gruppo dei farisei, dei dottori della legge, degli scribi. Il primo gruppo ascolta Gesù, lo ascoltano volentieri, lo ascoltano perché incominciano a credere in ciò che Gesù fa, alla venuta del Messia che doveva sistemare le cose come un re che mette giustizia a tutti i soprusi. Oggi le parole di Gesù vengono dette con la bocca del parroco, che è uno strumento per la salvezza, e mettono in pratica ciò che Gesù dice e lo mettono in pratica. Poi c'è l'altro gruppo, la fazione opposta, il clan di coloro che si sentono perfetti, di quelle persone che dicono che Dio è mio, non dei peccatori. E sono infedeli ai suoi insegnamenti, sono gli integralisti, i bigotti. Dicono: io fariseo, io scriba, sono una persona perfetta. Nessuno può competere con me. Gli altri devono stare ai margini della società. Considerate una cosa importante: nei primi secoli della Chiesa, della cristianità, non era facile diventare cristiani. Perché? Perché c'era un cammino piuttosto rigido. Bisognava fare un pre-catecumenato. Intanto ci voleva qualcuno che lo presentasse. Quindi c'era un pre-esame, un esame di ammissione. E gli domandavano: sei libero o sei schiavo? Sei sposato o non sei sposato? E se sei sposato, tua moglie è cristiana o non è cristiana? È credente o non è credente?
E se era schiavo, il tuo padrone è credente o non credente? Poi che mestiere fai? Perché c'erano dei mestieri che un cristiano non poteva fare. Se uno, per esempio, gestiva un prostribolo, non poteva essere battezzato. Anche qualcosa di più innocente, se uno era maestro di scuola, gli si diceva: è meglio che lasci. Perché? Perché doveva insegnare secondo i programmi ministeriali dell'epoca, doveva insegnare gli dei pagani, Zeus, Giove, Giunone, e un cristiano non lo poteva fare. Se uno era militare, gli si diceva: non uccida nessuno, si faccia obiettore di coscienza, vada piuttosto incontro alla diserzione e alla morte. Se uno era sacerdote di idoli, o scultore, o pittore, non doveva rappresentare idoli. Se uno era attore di teatro, gli si diceva: non rappresenti idoli. Dopo questo esame, e solo se superava questo esame, veniva ammesso ad ascoltare la parola. E questo percorso si chiamava il catecumenato. Questo catecumenato durava mediamente 3 anni. Dopo questi 3 anni veniva fatto uno scrutinio, cioè una riunione dei catechisti. Devo aggiungere che durante questi 3 anni il catechista non si limitava solo a insegnare, ma fa degli esorcismi, detti esorcismi minori. Gli insegnava non solo la dottrina, ma gli doveva insegnare a pregare e a praticare la carità. Quindi, dopo i 3 anni, veniva esaminato non se sapeva la dottrina, ma se aveva praticato la carità, se aveva visitato gli ammalati, i carcerati, le vedove, aveva dato da mangiare ai poveri, aveva vestito gli ignudi, cioè se si era comportato da cristiano. Se passava questo esame, veniva eletto. Da catecumeno diventava eletto. Il tempo delle lezioni durava il tempo della Quaresima e solo nella notte di Pasqua veniva battezzato e poteva partecipare alla Santa Messa. Durante la notte di Pasqua c'erano gli esorcismi maggiori fatti dal sacerdote, che all'epoca era il vescovo, e poi la notte di Pasqua veniva battezzato. Per il battesimo io dedicherò un video a parte. Allora, cari seguaci, che cosa è l'Avvento? È semplicemente la venuta di Cristo, Gesù nostro Signore. Dovete considerare che Gesù nella storia viene per ben 3 volte. La prima è nella carne, Dio che si immerge nell'umanità ferita dal peccato. La seconda è nei nostri giorni, e vuole abitare nei nostri cuori attraverso il pane e il vino, il corpo e il sangue di Gesù presenti nell'Eucaristia. La terza venuta è nel corpo glorioso degli ultimi tempi. Cosa faccio io per essere conforme a Cristo nel tempo presente? Io lascio le 99 pecore nell'ovile e corro a trovare quella smarrita. E non mi ritiro finché non l'ho trovata. Non mollo mai. La libero dalle spine delle preoccupazioni del mondo. La ripulisco dal catrame del peccato, da tutte quelle situazioni che si è cacciata, e non la rimprovero. La porto all'ovile in braccio per tutto il percorso. E non le domando mai perché si è smarrita, perché non mi interessa. L'unica mia gioia è averla ritrovata. Questo è ciò che faccio e questo è ciò che facciamo noi del gruppo dei guerrieri spirituali. Noi ascoltiamo le persone in difficoltà, le ripuliamo, le rivestiamo della tunica bianca del battesimo, le diamo la candela per rischiarare le tenebre, le affidiamo la spada della fede per combattere contro il nemico al nostro fianco. Questo è l'Avvento, rimanere in attesa del pastore che ci porta via dalle nostre situazioni drammatiche e
con questo video è tutto e un arrivederci al prossimo video.